Io davvero non mi riesco a spiegare, sono tanti anni che faccio questo mestiere, come possa essere possibile che non un bambino, ma andare al bar e bere un succo di frutta, un caffè, possa diventare pericoloso. Proprio perché il bar è il luogo che dopo casa frequentiamo di più, deve essere un luogo di convivio e forse proprio per questo Cursano dovrebbe essere il luogo più sicuro in assoluto. Ma è possibile che succedano cose di questo tipo? È inaccettabile che nel 2020 l'ABC di chi sta dietro un banco e proprio la sicurezza venga così violata. È gravissimo, è una macchia che, ripeto, ci deve far riflettere anche all'accesso al nostro settore, perché la promiscuità, il fatto di non di versare, di tenere bottiglie di natura diversa, è un qualcosa che appartiene a decenni passati. Adesso anche la tecnologia ci dota di lavastoviglie in cui il sapone, il detersivo viene preso in automatico. Tutto il sistema è concepito proprio per fare in modo che ci sia questa netta separazione fra prodotti che servono per sanificare, per in qualche modo rendere le lavorazioni anche delle attrezzature separate, integre, con contenitori. Chi questa ABC non la rispetta non dovrebbe fare questo mestiere, perché mette a rischio l'immagine e la sicurezza. Non c'è dubbio. Allora, sulle norme igieniche e di sicurezza adottate in un bar, noi abbiamo realizzato delle piccole pillole. Partiamo proprio dalla gestione di detersivi e detergenti. Sostanze pericolose, lo voglio dire, che richiedono uno speciale trattamento. Mario Maellaro, sentiamo. Nelle attività di ristorazione, per evitare la contaminazione chimica, abbiamo le quattro fasi della sanificazione, che sono suddivise in detersione, un ottimo risciacquo, la disinfezione e un ottimo risciacquo. Per quanto riguarda lo sgrassante, la cosa importante è avere un flacone dotato di etichetta, che diventa fondamentale sempre per la sicurezza sia dell'operatore che del pubblico stesso. Mai dimenticare di fare una buona azione di risciacquo. Un prodotto disinfettante, o come possa essere anche un prodotto per i vetri, che sono fatti di base, sono composti di base alcolica, nell'erogazione del prodotto, come possiamo ben vedere, nebulizza. E quindi nell'evaporazione comunque non arreca danni, cosa che invece un prodotto alcalino e quindi fortemente aggressivo, come può essere un prodotto invece per pulire forni, deve sparare direttamente senza nebulizzare, non deve contaminare le parti circostanti. Una volta finita l'azione di sanificazione, questi prodotti vanno riposti in un armadietto chiuso, possibilmente nella parte bassa e sempre separata dalle parti alimentari. I prodotti lavastoviglie, che sono prodotti alcalini e particolarmente pericolosi, devono essere sempre tenuti nelle proprie confezioni. Perché? Perché può accadere questo. Può essere poi dopo somministrata al pubblico per un grave errore. Avete visto, il liquido sembra una bibita, perché Cursano ci sono molti che hanno questo brutto vizio di mettere i detersivi o le sode caustiche nelle bottigliette dei succhi di frutta. Quindi poi capita di sbagliarsi e capitano gli incidenti, o no? Chiaro, il rischio sta proprio nella manualità, nell'automatismo con cui si fanno le cose. Si prende, si fa, si è abituati, ecco perché bisogna prevenire. Non si fa, punto. Non ci può essere, lo dice la legge, lo dice ogni tipo e forma di manuale che è, e mette nelle condizioni anche i piccoli di capire i rischi. Perché quando si è al pubblico si attenta alla salute pubblica. Certo. Ecco perché è importante capire quali sono le criticità, le prevenzioni e quindi la responsabilità di chi gestisce l'azienda. Attenzioni richiedono grill e forno a microonde. Quando una griglietta viene sporcata dal formaggio, qual è l'operazione da fare? All'occorrenza, quindi ad ogni utilizzo, si va in un acquaio e si sanifica, detergendolo e disinfettandolo. La cosa importante è che poi a fine servizio, quindi nelle pulizie ordinarie, il tutto venga immesso in una lavastoviglie, che è lo sterilizzatore per eccellenza, in questo caso del bar. Qualsiasi altra apparecchiatura non deve contenere punti di ossidazione, altrimenti vanno sostituite immediatamente. È necessario nel fornetto microonde sostituire il foglio di carta da forno che mettiamo nella parte bassa, e nel momento in cui ci rendiamo conto che il forno è contaminato o schizzato di pomodoro sporco, è necessario fare un'azione di sanificazione.
Allora, spremi agrumi e apparecchi per le centrifughe, Corsano, vanno lavate dopo ogni utilizzo? Assolutamente sì, va risciacquato subito dopo l'uso e a fine invece servizio vanno sanificate nei modi e nei metodi così come è stato fatto vedere. Quindi situazioni semplici, l'importante è conoscerle e sapere che dietro c'è il rischio della salute pubblica. Ecco perché la preparazione dell'operatore è l'elemento fondamentale per ogni tipo e forma di prevenzione. E la regina del bar, la macchinetta del caffè, come va pulita e manutenuta? Ancora Mario Maellaro, sentiamo. La pulizia della macchina da caffè è una pulizia giornaliera. Tutti i giorni vengono smontati i gruppi e sottoposti a un accurato lavaggio sotto acqua corrente, senza utilizzo di prodotti detergenti. Per una pulizia più accurata e migliore, viene smontata la parte interna di ogni gruppo e i vari componenti sono anch'essi lavati e sottoposti ad accurato lavaggio sotto acqua corrente. È fondamentale che per un corretto utilizzo della macchina del caffè queste operazioni siano effettuate ogni giorno. Inoltre le tazzine che vengono impiegate per il caffè vengono lavate ogni volta in un'apposita macchina lavastoviglie che garantisce una corretta igiene delle tazzine in quanto effettua un lavaggio con prodotti specifici e soprattutto ad un'alta temperatura. Tra l'altro, Corsano, la manutenzione della macchinetta del caffè incide anche sul gusto e sul sapore di un buon caffè, no? Assolutamente, è il risultato di una manutenzione, di una in qualche modo macinatura, il concetto anche del sale come elemento di depurazione, sono tutti fattori che determinano l'espresso italiano. Il piacere e il gusto è che se la macchina non è ben pulita, non è ben manutenuta, questo ne risente nella sua qualità.